Today we have a look at something that, at least to me, it was for a long time extremely confusing. Oggi diamo un'occhiata a un argomento che, per me perlomeno, è stata per molto tempo, è stato l'argomento, fonte di grandissima confusione, e cioè l'uso di who, whom e whose. Andiamo a vedere. Who letteralmente vuol dire chi e si riferisce al soggetto. Whom vuol dire sempre chi, ma si riferisce al complemento oggetto. Whose è quello più facile ed è un pronome relativo che possiamo tradurre con di chi, di cui, del quale. Quindi andiamo a vedere subito degli esempi con whose, che ripeto secondo me è il più facile, e delle frasi dove possiamo utilizzarlo. Quindi, vediamo qui. We met in an old restaurant. Whose kitchen had been recently modernized or renovated. Ok? Quindi vedete, ci siamo incontrati in un vecchio ristorante di cui la cucina, quindi la cucina di quel ristorante, quel whose è riferito alla cucina del ristorante, era stata recentemente rimodernata. Oppure, di chi sono queste scarpe? Whose, di chi? Shoes are these? Whose shoes are these? Di chi sono queste scarpe? Quindi di chi usiamo whose? Ora, vediamo queste due domande. Who can help me? Oppure, whom are you waiting for? Ma di solito non dico who qui. Allora vediamo qual è più giusto e perché. Per trovare la giusta chiave di lettura, quindi se uso who oppure whom, dovete provare a dare una risposta alla vostra frase, a quella domanda, e vedere di cosa avete bisogno, se state cercando un soggetto o un complemento oggetto. Quindi, se io provo a rispondere alla prima domanda, who can help you? I can help you, he can help you, she can help you, they can help you. Sono tutti soggetti quelli che sto cercando, quindi si riferisce al soggetto e allora l'utilizzo corretto è quello di who, soggetto. Però, se io penso all'altra frase, whom are you waiting for? Io risponderò, I'm waiting for him, I'm waiting for her, I'm waiting for them, I'm waiting for you. In questo caso, him, her, them, you, sono tutti pronomi complemento, quindi sono dei complementi oggetti, si riferiscono all'oggetto del verbo. E quindi la giusta forma da utilizzare è whom. Whom are you waiting for? Vi permetto che questo è molto più usato nel linguaggio scritto che non in quello parlato. In quello parlato diventa sempre who are you waiting for, ma in realtà se lo scrivete whom è la forma corretta. Quindi andiamo a fare un piccolo test. Who or whom are you looking for? I am looking for, sto cercando her, her, oggetto. Quindi la forma giusta sarebbe non who, ma whom. Whom are you looking for? I'm looking for her. So, whom? Se invece in quest'altra frase guardate, who or whom won yesterday's game? Quindi chi ha vinto il gioco, la partita di ieri? La risposta, they won the game or he won the game, sono tutti soggetto, quindi si riferisce non a whom, che è un complemento, ma a who, che è un soggetto. Who won yesterday's game? Spero che adesso le cose siano un pochino più chiare e abbiate giusto un pelino più chiaro l'utilizzo di queste diverse forme, quindi di who, whom e whose, che vi potranno tornare utili nel momento in cui state scrivendo qualcosa, si spera, correttamente in inglese. E quindi, detto ciò, vi lascio e spero di ritrovarvi qui la prossima volta. Stay tuned and see you next time! Bye!